Dopo l'inchiesta che ha smantellato un traffico di denaro e immobili gestiti dalla Camorra in Valdarno, il consigliere regionale Vadi porta al Consiglio regionale un'interrogazione per fare il punto sulle infiltrazioni nella vallata. Arrivata la sentenza per i 3 rapinatori al Kuwait di Matassino dello scorso febbraio, 4 anni al primo, 3 8 mesi al secondo e 11 mesi al ragazzo minorenne, accolte le attenuanti. Ieri al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno, alunni delle scuole a lezione contro il cyberbullismo, un incontro che rientra all'interno del progetto comunale HappyNet. Dal 19 novembre si apre al Cassero per la scultura di Montevarchi la mostra dedicata ai 100 anni dell'artista montevarchino Galeffi, opere d'arte in mostra tra le sale del museo. Dalla Toscana, i carabinieri di Arezzo bloccano una banda dedita alle truffe contro gli anziani, 12 ordinanze di custodia cautelare, la banda aveva sede a Napoli e agiva in tutta Italia. Sequestrati dai carabinieri forestali 2.400 capi d'abbigliamento non tessili di origine animale da ditte cinesi a Sesto Fiorentino. Avrebbero fruttato sul mercato circa 160.000 euro. Falso allarme bomba al Duomo di Firenze, una valigia lasciata incustodita ha fatto scattare l'intervento degli artificieri. Isolato il perimetro della zona, allarme poi rientrato. La Serie D riparte con l'impegno casalingo della San Giovannese contro la San Maurese. Il Montevarchi invece nella trasferta di Correggio, entrambe le formazioni, basterebbe anche un punticino solo per proseguire il cammino salvezza. Nell'eccellenza invece è tempo di derby del Valdarno. Si incontreranno domenica il Valdarno Football Club e la Bucinese. Obiettivo la vittoria per entrambe.